Dicevo, lei, Presidente, ha partecipato a tantissime feste del Partito Democratico, da importante dirigente qual è stato fino a qualche mese fa. Però non mi dica, so che diciamo, lei passa per avere un carattere freddo, poi diciamo, non è nemmeno vero, però diciamo, non mi dica che tornare qui a una festa del Partito Democratico da Presidente del Consiglio non le fa un effetto speciale. No, l'effetto è specialissimo, ma qui a Genova, fatemelo dire, a Genova sono sempre venuto alla festa, sono sempre venuto, abbiamo fatto sempre dei dibattiti bellissimi, pieni di passione, pieni di grande Abbiamo un problema di audio. voglia di discutere. E quindi sono a maggior ragione felice di essere qui anche perché voi sapete che io sono di Pisa, anzi saluto gli amici di Pisa che sono qui presenti. E siccome sono sempre venuto alla festa qui a Genova, non sono mai mancato e ogni volta nell'iniziare ho sempre salutato la parte genovana che è gemellata con noi pisani. E allora consentitemi di... Sì. Un saluto ai rossoblù. Bene. Sì, bene, togliamo il calcio di mezzo perché diciamo è sempre pericoloso. No, perché siccome ha detto che sono freddo, no? Così. Li abbiamo riscaldati subito. Ecco, vai. Allora, stamattina le racconto un episodio che è accaduto stamattina. Ero con il segretario Epifani che è qui in prima fila insieme a tanti onorevoli senatori e dirigenti del Partito Democratico. È stato fermato da un cittadino genovese che gli ha detto: segretario, ma questa IMU adesso ce l'avete tolta, poi l'anno prossimo ce la ridate con gli interessi. E questa è un po' un'idea che è passata tra i cittadini, tra anche gli elettori e non elettori del Partito Democratico. Vogliamo fare un attimo chiarezza su questo punto? Alcuni giornali oggi hanno titolato in maniera un po' allarmistica sulla seconda casa, insomma c'è un po' di confusione su questo. Che cosa succede con questa nuova IMU, quello che diciamo che la service tax che arriverà nel 2014. Ma la prima cosa che voglio dire su questo tema è una premessa rispetto all'IMU e la premessa è questa. Io vorrei che quando mi si fanno domande, quando mi si ascolta e quando discutiamo insieme, soprattutto nelle nostre feste, si partisse sempre da un'idea di fondo e l'idea di fondo è... Io l'ho detta e la voglio ripetere qua, ma vorrei che tutti avessero contezza e assolutamente chiarezza di questa cosa che voglio dire. Questo con il quale io sto lavorando, con l'impegno massimo col quale sto lavorando, è un governo per il quale sto dando tutto, il sangue, l'impegno, la salute, tutto, ma non è il governo per il quale io ho fatto la campagna elettorale. Io ho fatto la campagna elettorale per un altro governo. La prossima campagna elettorale, quando sarà, quando il presidente Napolitano scioglierà le Camere e decideremo di andare al voto, io la farò per un governo di centro-sinistra, per un governo del Partito Democratico. Questo lo dico perché le ultime elezioni non le abbiamo vinte. E non soltanto non le abbiamo vinte, abbiamo scoperto che questa legge elettorale con un sistema a tre poli non consente a nessuno di governare da solo, obbliga a fare una larga intesa per fare che cosa? Per cambiare la Costituzione, la legge elettorale, ridurre il numero dei parlamentari, consentire quindi che le prossime elezioni non creino il marasma nel quale ci siamo trovati a febbraio, marzo, aprile. E questo è il punto essenziale. La nostra è una situazione eccezionale, straordinaria, nella quale le larghe intese che io sto guidando e con l'impegno e con tutto l'impegno che ci ho messo e continuerò a metterci, sono una situazione straordinaria in cui ogni soluzione va trovata a partire dalla necessità di trovare punti di intesa, di accordo, senza che per quanto ci riguarda, ma penso che sia la stessa cosa per gli altri, nessuno
possa sentirsi non a casa sua nelle azioni che questo governo svolge. Nel caso dell'IMU, noi nel nostro programma elettorale avevamo la riforma dell'IMU. La riforma dell'IMU era un punto essenziale della nostra programma elettorale. E io rivendico il fatto che l'accordo che abbiamo trovato l'altro giorno in Consiglio dei Ministri è un accordo che per la parte che scatterà dal 1 gennaio 2014 è esattamente quello per il quale il Partito Democratico ha fatto la campagna elettorale e ha chiesto i voti, cioè una riforma dell'IMU che faccia nascere, unifichi la TARES e tutto ciò che è i municipi. Guardo il sindaco, so la fatica che fanno i sindaci oggi a governare. L'IMU è una tassa che è iniqua, non è progressiva, è una tassa iniqua perché le rendite catastali sono totalmente diverse da parte a parte d'Italia. La service tax, cioè la riforma che unirà tutto, è e sarà una tassazione che sarà più bassa rispetto a quanto oggi è la somma di IMU e TARES, non sarà caricata, lo dico subito, sugli affittuari contro i proprietari, sarà una tassazione che risponderà alle esigenze che noi abbiamo posto in campagna elettorale per le quali abbiamo chiesto i voti, e cioè equità e progressività dell'imposizione fiscale come c'è scritto nella Costituzione. Secondo, federalismo e autonomia per i comuni, cioè i comuni devono essere in grado di applicare quel principio di vedo, pago, voto, che è l'elemento essenziale del rapporto di un cittadino con il sindaco, e un meccanismo per il quale soprattutto sia il peso dei servizi, e quindi chi più inquina più paga, il meccanismo col quale si stabilirà. Poi è evidente che sul 2013 c'erano tesi differenti ed è evidente che abbiamo trovato un'ipotesi di compromesso. Ma quello che voglio dire, e lo rivendico qui, è che la soluzione strutturale per sempre che abbiamo individuato è la soluzione per la quale noi ci siamo battuti. Oggi io vorrei che fossimo molto attenti su questo punto, perché, lo ripeto con grande forza, tutto ciò che noi facciamo dentro l'azione di governo è basato sulle nostre idee, sulle nostre bandiere, è basato sulla necessità di trovare gli accordi giusti, ma deve essere soprattutto basato sulla necessità di sapere che il nostro Paese ha bisogno di superare questo momento e ha bisogno di dare dei segnali, che siano dei segnali di attenzione nei confronti delle parti del nostro Paese che ha più sofferto. Dentro il decreto di mercoledì io vorrei insistere sul fatto che su un forte impulso del Partito Democratico il decreto di mercoledì in questa legislatura dà la prima risposta al problema terribile, drammatico degli esodati che ci siamo portati dietro dalla scorsa legislatura, e che è un problema non soltanto per quelle persone, ma è un problema di rapporto, di serietà nella relazione tra il cittadino e lo Stato. Delle persone hanno fatto un accordo con lo Stato, quell'accordo lo Stato non lo ha rispettato ed è assolutamente fondamentale invece che noi si ritorni a una logica di fiducia. E l'altro grande capitolo, lo dico in una città in cui il lavoro è fondamentale, il rifinanziamento della cassa integrazione. Non è tutto, bisognerà farne un'altra parte, ma è un segnale molto forte e chiaro. Il lavoro, per chi perde il lavoro, è il centro delle nostre politiche. Così come, termino su questo, l'altro capitolo sulla casa che abbiamo messo mercoledì scorso, lo voglio raccontare per i titoli che c'ha dentro. Per la prima volta nel nostro Paese si fa una politica per la casa finalizzata alla parte più debole della popolazione, i lavoratori precari che non sono in grado, quando sono giovani, di andare in banca e di chiedere un mutuo per l'acquisto della casa. Da domani lo potranno fare. I lavoratori che hanno perso il lavoro e che si sono trovati nella difficoltà a continuare a pagare la rata. Attraverso l'intervento che abbiamo fatto mercoledì avranno un aiuto, e sarà un aiuto fondamentale che gli consentirà l'edilizia sociale, che è l'altro grande tema delle nostre città. C'è lì dentro un impulso fondamentale. L'abbassamento della cedola unica sugli affitti, anche quello è un tema importante per venire incontro a una parte della popolazione. Insomma,
Io sono convinto che su un tema come questo, che era il tema più faticoso di tutti, noi abbiamo fatto la nostra parte. È un accordo, sicuramente è un accordo. So che è difficile, so che il governo del Partito Democratico avrebbe fatto una cosa parzialmente diversa, ma questo purtroppo non è il governo solo del Partito Democratico. È un governo che deve superare questa fase ed è un governo sul quale dobbiamo lavorare, ma è un governo che deve fare delle cose, lo dico in conclusione con grande convinzione, che consentano nel tempo necessario di andare alle elezioni e fare tutti insieme campagna elettorale perché vinca il Partito Democratico e possa governare il Partito Democratico con un'alleanza di centrosinistra che risolve i problemi del Paese sulla base delle nostre bandiere e dei nostri programmi. Questo è l'impegno che io sto mettendo e io lavorerò su questo impegno. Soprattutto di andare alle elezioni con un paese che ancora, diciamo, grazie a questi provvedimenti può, come dire, camminare con le proprie gambe. Faccio una semplificazione di quello giornalistico, di quello che lei ha detto. Davanti alla bandiera dell'IMU che il Popolo della Libertà ha sventolato, il governo ha fatto anche delle cose di sinistra, esodati, piano casa per i giovani, cassa integrazione, rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Ma aumentare l'IVA, come chiede un dirigente del PD, anche viceministro come Fassina, è di sinistra, visto che uno dei prossimi provvedimenti... No, guarda, su questo sono sicuro che non è questione di sinistra o di destra. Qui la questione è capire come riuscire a intervenire senza sfasciare i conti pubblici, ma per aiutare i consumi del nostro Paese. Quindi non ho dubbio che questo rappresenti un tema essenziale. E non ho dubbi anche che lavoreremo e faremo di tutto, come hanno fatto di tutto. Voglio spezzare una lancia a favore del ministro Saccomanni, dei tecnici dell'economia che in queste ore hanno fatto un grandissimo lavoro nonostante parole ingenerose che sono state dette anche nei loro confronti negli ultimi momenti. Però io su questo voglio rivendicare anche una cosa alla quale tengo moltissimo e sono qui anche per questo e so che il Partito Democratico è impegnato in questa direzione da quando Guglielmo Epifani lo guida, vedo che c'è un impegno, che è un impegno che va nella direzione di quello che sto per dire. Ma questi 4 mesi di governo non sono stati 4 mesi di governo soltanto di compromessi, rinvii, come i nostri e i miei detrattori raccontano. Questi 4 mesi di governo sono 4 mesi di governo che su alcune cose stanno cambiando l'Italia molto più di quello che si pensi. Ne cito una per tutte. Io ci ho pensato a lungo, in solitudine, perché poi ci sono dei momenti della vita politica e istituzionale, io ho imparato in questi 4 mesi a conviverci, che sono momenti in cui bisogna in solitudine decidere. C'è stata una scelta, una delle scelte che ho fatto in solitudine. È stata una scelta non semplice, difficile, una scelta alla quale tenevo, ce l'avevo in testa fin dall'inizio, ma è una scelta che rivendico qui perché è una scelta nostra, che sta cambiando il Paese, che è la scelta di avere Cécile Kyenge ministro dell'integrazione. No, diciamo che il ministro è qui in prima fila anche per quelli, sono tanti, non tutti vedo, il ministro è qui, ha salutato anche, ma molti non riescono a vedere perché siamo veramente tanti. Vorrei dirlo, non è retorica questa, non è retorica, perché la fatica che Cécile sta facendo nel suo lavoro e nella sua vita quotidiana, oggi sono stato emozionato nel vedere che per una volta l'Economist, il più grande settimanale finanziario del mondo, parla dell'Italia per parlare di Cécile, per parlare di tutti gli attacchi razzisti dei quali Cécile è oggetto quotidianamente, ma parla di quella scelta perché quella scelta era necessaria, per un motivo molto semplice era necessaria, perché noi abbiamo troppo spesso, consentitemi di dirlo in modo forse un po' banale, ma
l'idea, anche noi, autoassolutoria, che troppe volte nella storia italiana abbiamo tirato fuori. Italiani, brava gente, quante volte l'abbiamo sentita? E quanti disastri con questa parola italiani, brava gente, l'Italia nel mondo ha fatto nel secolo scorso. Non è così. E la fatica di questi 4 mesi, di Cecil, quel razzismo di ritorno che esiste in Italia, profondamente esiste, noi, quel razzismo di ritorno che sta lì, fatto di atteggiamenti insopportabili, in questi 4 mesi gli abbiamo dato, secondo me, il colpo di grazia. L'Italia, fatemi dire, in questi 4 mesi è cambiata grazie alle nostre scelte, e io di questo sono orgoglioso. Mi viene però una risposta flash sull'IVA: aumenterà? Sì, no, forse. Ho 3 opzioni. Ha sempre fatto parte dei tentativi che abbiamo fatto di evitare, e così sarà, farò di tutto per evitare che. Arriviamo al lavoro, abbiamo parlato molto di tasse, lei accennava prima al lavoro, che è il problema forse più drammatico che il Paese ha davanti. Oggi l'Istat ha dato il solito aggiornamento mensile sui dati della disoccupazione. In un anno rispetto all'anno precedente sono aumentati i 325.000, soprattutto la disoccupazione giovanile è risalita al 39,5%, praticamente il 40% della disoccupazione giovanile. Sono numeri che lasciano poca speranza, però, anche alle buone intenzioni del governo. Sono i numeri drammatici che abbiamo di fronte, per i quali noi dobbiamo ripetere che il tema della disoccupazione giovanile deve essere il grandissimo impegno nostro. Io sono contento del fatto che attorno a questo tema siamo riusciti, con una forte intesa. C'è qui Harlem Désir, che ringrazio molto per la presenza qui. Voglio salutare qui veramente di cuore Rubalcaba e Désir, che sono i capi dei nostri partiti fratelli in Spagna e in Francia. Sono molto onorato che siano qui con noi questa sera. L'ultimo Consiglio europeo, grazie a un forte impegno che abbiamo messo, François Hollande è stato importantissimo per riuscire a ottenere quel risultato. Noi siamo riusciti a far sì che quel Consiglio europeo abbia finalmente parlato non soltanto di sigle astratte con le quali l'Europa affronta le crisi, le direttive e le questioni complesse, no, ha parlato una lingua molto forte, ha parlato del problema della disoccupazione giovanile, ha messo dei soldi, pochi rispetto a quello che noi vogliamo, vorremmo che ce ne fossero di più, però oggi scatta, il decreto lavoro è diventato legge la settimana scorsa, 10 giorni fa, la settimana scorsa scusate, il 23 agosto, e noi sappiamo che attorno a questi temi esiste la necessità assoluta che gli incentivi per l'occupazione dei giovani vengano conosciuti e vengano soprattutto applicati, sapendo che il lavoro sarà il cuore di tutto. C'è una strategia, la strategia è legata agli incentivi con la decontribuzione e la detassazione, c'è la parte legata allo Youth Guarantee, c'è una parte, lo voglio qui dire con grande forza perché troppe volte mi è capitato di fare dei dibattiti su questo tema e di sentire poi la critica di tanti che mi dicono: guarda che i disoccupati non sono soltanto i giovani, sono tanti disoccupati che non sono giovani. Lo voglio ripetere, dentro il decreto del lavoro, e adesso entrerà in funzione, noi abbiamo messo una riforma, che anche questa è rivoluzionaria, per il rapporto di chi ha perso il lavoro nei confronti della possibilità di ritrovare un lavoro. Abbiamo messo questa norma che consente a chi assume un lavoratore che ha perso il lavoro di ottenere tutto l'incentivo del cosiddetto ASPI, cioè della parte di ammortizzatore sociale, cioè un fortissimo incentivo all'assunzione di lavoratori che hanno perso il lavoro, ovviamente non senza un limite di età, questo vale per tutti. Lo cito perché la questione lavoro ha fatto e fa e farà, sarà il cuore dell'azione di questo governo. Lo è stato fino adesso, lo sarà di più. La legge di stabilità sarà centrata su questo. L'altro giorno ho incontrato i sindacati, ho incontrato Camusso, Bonanni e Angeletti. Abbiamo fatto con loro 3 un ragionamento di prospettiva, perché io vorrei che la legge di stabilità la scrivessimo con un grande patto su che cosa? Su un grande accordo, più salari, più produttività e la capacità di mettere in campo, lo dico in una città
che su questi temi è una città chiave, mettere in campo politiche industriali che riescano a rilanciare l'industria, l'economia, il lavoro nel nostro Paese. Io lo so benissimo che l'impegno principale che abbiamo oggi è quello di centrare sul lavoro che cosa? La ripresa. La ripresa ci sarà. Abbiamo tutte le evidenze, lo dicono tutti gli enti internazionali e tutte le i dati dicono che l'ultima parte dell'anno sarà un anno, un'ultima parte con i segnali di ripresa. Ma c'è un rischio, che è il rischio più grosso di tutti. E io farò di tutto e lavoreremo per evitare che questo rischio si compia. Che sia una ripresa senza lavoro. Cioè che sia una ripresa fatta di ristrutturazioni, snellimenti, accelerazioni, ma perdite di posti di lavoro. Questo è il dato dell'Istat a cui faceva riferimento e noi dobbiamo su questo tema fare, e secondo me deve essere questa la questione essenziale, sulla quale lavorare senza sosta. E io sono, insomma, adesso, avere come partner principale del governo il Partito Democratico, guidato da una personalità come Guglielmo Epifani, che ha fatto della bandiera del lavoro la forza di una vita, per me è una garanzia questo. Giustamente lei ha detto che questo governo sarà strutturato proprio per quello che farà sul tema del lavoro. E poi anche, diciamo, non si sente più? No, vabbè, è tanto... Sentite adesso? Nemmeno? Sì. Funziona a me, no? Allora, è sintonizzato solo per lei. Allora, diciamo, giustamente lei dice che questo governo sarà misurato e giudicato su quello che farà sul tema del lavoro e anche poi la futura campagna elettorale quando e come sarà. Però c'è un però che il 9 settembre, la riunione e poi il voto, se ci sarà, se non ci sarà rinvio, sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore della Repubblica. Facciamo parlare un attimo il Presidente del Consiglio, poi commenterete quello che dice lui, tutt'al più. Ecco, è un passaggio, diciamo, delicato della vita di questa legislatura, anche se, diciamo, è un caso giudiziario più che politico. Che cosa farà lei, che cosa farebbe lei e che cosa, secondo lei, farà il Partito Democratico o dovrebbe fare? Ma la risposta è molto semplice, nel senso che noi non abbiamo, io, adesso non so Guglielmo come la pensa, io ti dico come la penso io, Guglielmo. Poi glielo chiediamo se è d'accordo. Cioè io penso, insomma io dico come la penso io, non credo che ci siano molti margini rispetto a queste vicende. Esiste, l'ho detto fin dall'inizio, una separazione che è una separazione che se noi non compiamo, io penso che viene giù tutto. La separazione è tra la vita e l'azione del governo che è finalizzata agli obiettivi che questo governo ha. Io li ripeto quali sono questi obiettivi. Il primo, ricreare l'agibilità del campo politico. Il campo da gioco politico è inagibile, non si può giocare alla partita perché, lo sappiamo, se si rivotasse adesso con questa legge elettorale, con questo tripolarismo, centrodestra, centrosinistra, Grillo, riavremmo di nuovo un sistema che al Senato, con questa legge elettorale, non consentirebbe di avere nessuno la maggioranza. Quindi rivotare oggi con questa legge elettorale vuol dire essere costretti a rifare le larghe intese a novembre. Questo è il punto del quale dobbiamo essere. Quindi la cosa essenziale, motivo per il quale io insisto tanto sulla legge elettorale e riforme costituzionali, dobbiamo ricreare l'agibilità del campo da gioco politico perché si possa andare al voto ed essere in condizioni di sapere che qualcuno vince
e qualcuno perde. Chi vince governa, chi perde fa l'opposizione. Questo è il primo obiettivo. Poi ci sono le scelte di uscita dalla crisi economica che stiamo mettendo in campo e poi c'è il tema dell'Europa con la necessità, perché tutto oggi è integrato in Europa e noi possiamo fare tutto quello che vogliamo in Italia, ma se c'è un'Europa che va in direzione opposta non andiamo da nessuna parte. Questo è quello che deve fare il governo. Il governo non deve fare altro. Se il governo si mettesse a occuparsi di altre questioni, il governo non farebbe il suo dovere. E quindi il governo non ha nulla da fare rispetto a vicende che sono di competenza del Senato, della Giunta del Senato, e chi crea delle connessioni, improprie tra quello che deciderà il Senato e la Giunta del Senato e il governo, dovrà spiegare ai cittadini il senso di queste relazioni pericolose. E io credo che questa sia anche la nostra forza oggi. Nelle riforme che questo governo deve fare, quella della giustizia c'è o non c'è? Ma noi abbiamo... Io quando... Perché sono lì? No, perché non vorrei sembrare come uno che... Io penso che una grande riforma della giustizia questo governo l'abbia fatta, e io un po' mi arrabbio perché vedo che appunto il tema è la riforma della giustizia. Questo governo ha fatto un decreto prima dell'estate in cui dentro c'è la questione chiave che riguarda la giustizia per i cittadini italiani. La giustizia per i cittadini italiani riguarda il processo civile innanzitutto, che è quello che tocca la maggior parte dei cittadini che hanno a che vedere con la giustizia, che consente attraverso alcune norme fondamentali l'accelerazione dei tempi e lo smaltimento dell'arretrato. È una scelta importante e positiva che il ministro Cancellieri ha proposto, che è stata approvata, ed è una parte fondamentale, io considero, di riforma della giustizia. Quando mi si chiede riforma della giustizia, io dico questo governo ha fatto più di riforma della giustizia rispetto a tanti altri governi precedenti. Dipende che cosa si intende per riforma della giustizia. Io penso che la riforma della giustizia debba innanzitutto avere a che fare con le esigenze dei cittadini italiani. E i cittadini italiani hanno bisogno di una giustizia più rapida, sicura ed efficace, una giustizia civile. Quelle norme le abbiamo messe, sicuramente sulla giustizia civile ne metteremo altre per rendere il tutto ancora più effettivo, ma su questo io rivendico che anche su questo abbiamo fatto scelte, anche qui, che stavano nel programma del Partito Democratico e sono scelte importanti per la competitività del Paese. Sapete cosa mi dice un imprenditore straniero quando gli parlo e gli chiedo di venire a investire in Italia? La prima cosa che mi dice non sono discorsi astratti, prima cosa che mi dice: da voi c'è uno Stato di diritto labile. Se io devo avere giustizia perché ho ragione, non so se posso portare la persona che secondo me ha torto in tribunale per avere giustizia, perché coi tempi della vostra giustizia civile il rischio è che in tribunale ti ci porta chi ha torto, non chi ha ragione, perché è talmente lungo il percorso che alla fine è chi ha torto che ha interesse a infilare tutto in una logica che non va da nessuna parte, e chi ha ragione no. Allora io penso che noi a queste persone dobbiamo dire: noi la riforma la stiamo facendo. E questa è la risposta alla sua domanda tendenziosa. No, adesso faccio anche una, se lei mi permette, una conclusione. Voi avete fatto la riforma della giustizia civile, che era nel programma del Partito Democratico. Adesso Berlusconi vuole fare la riforma della giustizia penale, che era nel programma del PDL, no? Discuteremo di tutto. Io sono una persona aperta. Torniamo su queste larghe intese. Lei ha detto anche all'inizio di questo incontro, ha detto: non era questo il governo per il quale ho lavorato in campagna elettorale. Però l'altro giorno ha anche detto: questo governo non ha più termine, non ha più scadenza. Tanto che un suo collega di partito, di cui poi faremo il nome più avanti, ha detto subito: no, questo governo deve avere un termine. No, è che voi giornalisti dovete sempre riuscire a fare un passo oltre delle cose. Io ho una domanda. Cerchiamo di andare avanti, no? All'ennesima domanda di una giornalista che mi ha detto:
Ma quindi quanto dura il suo governo? E io vorrei rispondere a domande che riguardano le cose che facciamo. Alla domanda quanto dura il suo governo, io le ho detto, guardi, io penso che non è, io non devo rispondere a questa domanda, io non ho scadenze, appunto, lavoro sulla base dell'impegno che mi sono dato, sul quale il governo ha avuto la fiducia del Parlamento, ed è chiarissimo quell'impegno. Chi non lo vuole leggere, quell'impegno è un impegno legato ai tre obiettivi che ho citato prima. E quei tre obiettivi avevano nel discorso in Parlamento e quindi nel voto di fiducia che abbiamo ottenuto in Parlamento i 18 mesi legati alla riforma della Costituzione, legati al semestre di presidenza italiana e alla possibilità a quel momento di aver ricreato l'agibilità politica, cioè di essere in condizione di poter dire, cosa che purtroppo oggi non possiamo fare, se non si può andare avanti ci si ferma, si va al voto e gli italiani decidono. Cosa che oggi è faticoso dire per quello che ho detto prima. Se oggi si va al voto, si vota col Porcellum e risiamo punto e da capo con le larghe intese. Perché col Porcellum al Senato le tre forze politiche principali che nei sondaggi risiamo un po' all'incirca nelle percentuali che avevamo al momento del voto, nessuno avrebbe la maggioranza. Noi dobbiamo partire da lì, dal sapere. Fatemelo dire con veramente forte, forte determinazione, che noi abbiamo una responsabilità nei confronti del Paese, che non è soltanto dire quello che noi pensiamo, ma è fare in modo tale che quello che è accaduto a febbraio non possa più di nuovo esistere, perché a febbraio il nostro Paese si è avvitato in una modalità che non è immaginabile. Noi dobbiamo essere in condizione di avere regole per le quali in Italia si possa decidere, il voto dei cittadini riesca a contare e a decidere, cosa che purtroppo oggi con la legge elettorale che abbiamo, oltretutto sotto il giudizio della Corte Costituzionale, perché il complesso di questa vicenda è che voi sapete che il 3 dicembre la Corte Costituzionale si riunirà e molto presumibilmente definirà incostituzionale il Porcellum. A me viene fatto di dire finalmente, perché il Porcellum che noi abbiamo in tutti i modi cercato di far capire. È una strana legge elettorale questa, perché l'ha fatta il centrodestra e dopo un po' l'ha chiamata Porcellum con Calderoli che è il suo inventore. Il centrosinistra poi a un certo punto la poteva cambiare, non è vero. È cominciato a essere un po' timido. No. Adesso Grillo è innamorato del Porcellum, vuole andare a votare con questa legge qui. È una strana parabola. Purtroppo questa è una legge elettorale che è una specie di diavolo tentatore. È un diavolo tentatore. Noi dobbiamo essere quelli che non si fanno tentare dal diavolo, anche se un giorno potessimo averne il vantaggio. Non è così. È una legge elettorale, attenzione, perché questo è il punto chiave. Mi rendo conto che è più importante parlare di lavoro, parlare di imprese, parlare di famiglia, però noi siamo in questo casino, diciamo la verità, perché abbiamo una legge elettorale e abbiamo due parlamenti. Perché io sono tanto a insistere sulla riforma costituzionale? E su questo non sono d'accordo con i tanti conservatori che abbiamo in Italia, che dicono non si deve toccare la Costituzione. Ma come si fa a dire una cosa di questo genere? Noi siamo gli unici al mondo che abbiamo un sistema che ha due parlamenti, la Camera e il Senato, che hanno esattamente lo stesso potere. Raddoppiano il numero dei parlamentari, ogni legge deve essere approvata da tutte e due, ognuno dei due rami del Parlamento dà la fiducia e hanno fatto una legge elettorale che crea maggioranze diverse in una Camera e nell'altra. Entrambe devono dare la fiducia al governo. È ovvio che in un sistema come questo è larghe intese per sempre per poter governare. Allora, o su questo diciamo parole chiare e però le diciamo tutti. Io vorrei che tutti si assumessero la responsabilità. L'impegno che io sto mettendo in questo momento è quello di garantire un governo che consenta di fare questo cambiamento fondamentale. E il cambiamento fondamentale, un'unica Camera che faccia le leggi e che dia la fiducia con la metà del numero dei parlamentari di oggi. Il Senato fatto... Il Senato composto esclusivamente da rappresentanti dei sindaci e delle regioni, quindi non persone nuovamente elette, ma
Marco Doria o Claudio Burlando, sono persone che già fanno una cosa e che vanno lì a controllare dal punto di vista del federalismo che cosa fa l'altro Parlamento e cosa fa il governo, e una legge elettorale che consenta quindi nell'unica Camera che deve fare le leggi e dare la fiducia di sapere che il cittadino vota, sceglie il parlamentare, sceglie la maggioranza e poi quella maggioranza, come succede in Spagna e in Francia, qual è la differenza tra noi e gli spagnoli e i francesi? Che noi si vota e poi è un'avventura continua, ogni giorno è un'avventura continua. Loro votano e sanno che per 5 anni, per 4 anni, chi ha vinto le elezioni governa. E so che per Rubalcaba in questo momento non è una bella notizia questa, di sapere che chi ha vinto le elezioni governa fino alla fine. Ma so che questa è la democrazia di cui c'è bisogno oggi. La responsabilità è il fatto di poter poi al termine chiedere consenso oppure essere mandati a casa. Noi siamo, io lo dico francamente, io non auguro a nessuno di governare con il clima politico e le montagne russe dei 4 mesi che io ho vissuto fino adesso. È una situazione nella quale hai la testa completamente separata tra una parte che deve verificare l'immediato, un'altra parte che deve ragionare sui progetti, sul semestre europeo, su cosa si fa l'anno prossimo, sull'occupazione, sui progetti di lungo. È una roba che non è semplice e non va bene così, mi viene da dire. È una situazione emergenziale che tale deve essere. Quindi io insisto su questo punto. Noi dobbiamo impegnarci tutti perché amiamo la democrazia e la politica. E se non vogliamo essere commissariati di nuovo da Bruxelles, noi dobbiamo avere un sistema che decida, che funzioni. Questo è l'impegno che ci stiamo mettendo. Il mio impegno principale è questo, ed è un impegno che sto mettendo e metto soprattutto perché so di avere a fianco il mio partito, il Partito Democratico. Abbiamo parlato tanto di governo, delle cose che giustamente il Presidente del Consiglio ha rivendicato il governo ha fatto in questi 4 mesi e delle tante cose che il governo deve fare. Un orizzonte mi pare ben oltre i 18 mesi iniziali, perché diciamo ha fatto un elenco lungo, quindi diciamo, il termine ce lo siamo dati in qualche modo, è già superato quello dei 18 mesi. Però dato che siamo alla festa del Partito Democratico, lei ha parlato di Partito Democratico, affrontiamo anche questo argomento. Mi pare che sia abbastanza scontata la discesa in campo come candidato segretario di Matteo Renzi. A questo proposito le voglio fare 2 domande. Renzi ha posto la questione delle regole. Volevo sapere se lei è d'accordo sul sdoppiare, cioè il segretario come adesso che fa il candidato premier come ha fatto Bersani, oppure bisogna, come dire, separare i 2 ruoli. E poi se il fatto che lei è Presidente del Consiglio, Renzi può essere un possibile segretario del partito, avere 2 leader, entrambi non provenienti dalle file dell'ex Partito Comunista, può avere qualche ripercussione, può rappresentare un problema all'interno del partito. Le rispondo su quest'ultima parte, poi vengo alle altre 2 questioni. Se c'è una cosa che da vice segretario del Partito Democratico, che è stata un'esperienza per me straordinariamente bella e affascinante, io ho vissuto nella sua evoluzione, è stata che quando ho iniziato, quando giravo, facevo gli incontri, andavo in giro, facevo gli incontri con le federazioni provinciali, le feste, all'inizio mi si presentava sempre il segretario dicendomi: ciao, io vengo dalla Margherita o io vengo dai DS. Dopo, quando io ho terminato il mio compito, a febbraio, insomma a marzo, aprile, io mi sono reso conto che la cosa più bella, e sfido chiunque a dire che non è così, è che oggi, quando ci parliamo, ci presentiamo, facciamo le scelte, prendiamo una posizione, e magari è una posizione in alcuni casi un pochino più
centrale, in alcuni casi un pochino più radicale. Nessuno può oggi dire ragionevolmente quello era della Margherita, quello era di DS. Oggi siamo democratici e io l'idea... L'idea che facciamo un congresso dicendo quello fa il segretario lui perché lui viene da quella parte o da quell'altra parte, io vorrei che il segretario lo facesse chi convince i militanti e gli elettori del Partito Democratico, non sulla base di un pedigree. E aggiungo, e lo ritengo veramente fondamentale questo punto, il nostro partito è un partito che ha davanti un grandissimo futuro, è un partito che deve essere il cuore, la chiave, l'architrave del sistema politico italiano, e quindi deve essere un partito rispetto al quale siamo fondamentalmente impegnati, uniti, sulle cose da fare, e io penso che questo elemento di unione, di unità interna sia essenziale. Per cui il messaggio che da qui voglio dare è un messaggio molto forte e molto semplice. Il partito deve fare il congresso, deve essere un bel congresso, ma deve essere un congresso in cui discuteremo, voteremo diversi candidati, ma in cui alla fine siamo tutti democratici, siamo tutti uniti per un Partito Democratico forte, nel quale le provenienze diventano un tema che non esiste più. Mi faccio una domanda, ma se avessimo vinto le elezioni e avessimo quindi un governo con Pierluigi Bersani segretario, come è il lavoro che io e tutti noi abbiamo fatto nella campagna elettorale, io che oggi ho davanti a me Guglielmo Epifani, che ha fatto e sta facendo bene il segretario, ma avrei dovuto pensare che siccome Bersani veniva dai DS, quindi Epifani non avrebbe potuto fare il segretario perché veniva anche lui da DS. Ma sono ragionamenti che hanno senso. La gente ci rincorre col forcone con ragionamenti che ci portano a tornare al DNA e al passato. Guardiamo al futuro. Il futuro è quello che ci riguarda. E quindi, io penso che debba essere un congresso... suggerimento, poi io non entro nelle vicende congressuali, non ci voglio entrare e penso che sia giusto così per quello che sto facendo adesso. È un suggerimento che pesa. Però il suggerimento è concentriamoci sul progetto per l'Italia più che sulle regole. Io vorrei che ci concentrassimo sul progetto per l'Italia. Credo che in questo momento sarebbe essenziale. Abbiamo un'assemblea nazionale il 20 e il 21, lì si definiranno tutti gli aspetti regolatori, definiamoli al meglio. Evitiamo per favore che ci compatisca il paese intero che discute in tutte le famiglie di lavoro e di altro e noi ci dividiamo sulle regole. Penso che sarebbe la cosa più stupida che potremmo fare. E alla seconda domanda rispondo anche qui in modo assolutamente, quindi anche sulla questione il segretario, il presidente, eccetera. Diamo sto consiglio. No, io penso lei che cosa consiglia l'assemblea? No, la cosa fondamentale è che, ma penso che qui siamo tutti d'accordo, noi dobbiamo avere un segretario che come primo compito si impegni a fare il Partito Democratico, a fare il segretario del Partito Democratico, quindi impegniamoci su questo, mi sembra che sia già un compito molto significativo questo. Siccome mi ha chiesto Di Matteo, lo voglio dire qui secco perché non ci siano dubbi, perché poi sennò si ricama. Siamo amici, una risorsa. No, non è questione. La stessa cosa che dice lui. Chi pensa di dividere e di spaccare il Partito Democratico tra un pisano e un fiorentino, secondo me sbaglia. Perché? Io ho intenzione di svolgere il mio compito con l'obiettivo fondamentale di fare il Partito Democratico più unito, più grande e più in grado di vincere le elezioni prossime senza bisogno di nuove larghe intese. Confesso che non pensavo fosse un problema geografico di Granducato di Toscana, però evidentemente mi sono sbagliato.
Veniamo a cose molto importanti che accadono questi giorni, anche molto preoccupanti. La Siria. All'inizio la posizione italiana, il governo italiano, sembrava un po' eccentrica. Poi, soprattutto anche ieri, c'è stata questa clamorosa sconfitta di Cameron nel suo Parlamento. È diventata largamente condivisa. Però si è avuta l'impressione anche questa volta che, come la famosa telefonata di Kissinger, l'Europa faccia fatica a rispondere con una voce sola. No, io penso questo. La vicenda è di una gravità senza fine. Io voglio su questo dire parole che sono molto semplici ma molto nette. Quella guerra è una guerra drammatica, così come sono state e sono girate purtroppo nel dramma tante vicende che abbiamo chiamato in un primo momento rivoluzioni arabe e che poi sono diventate complesse, molto complesse. La vicenda siriana ha preso oltretutto un altro giro nel momento nel quale è successa una cosa che va sotto il nome di crimini contro l'umanità. Questo lo voglio dire perché la guerra è sempre un crimine, ma l'utilizzo di armi chimiche nei confronti della popolazione civile rappresenta un crimine contro l'umanità. Quindi noi su questa vicenda non possiamo che partire da una condanna irrevocabile e senza alcun dubbio del crimine contro l'umanità che, se, come sembra che sia, verrà confermato, si sa che il regime di Assad ha perpetrato nei confronti di donne, bambini, civili. La comunità internazionale non può assistere a una vicenda di questo genere come se niente fosse. Io vi confesso che nei giorni scorsi sono rimasto un po' scosso anche dalla nostra vicenda mediatica. Nella pubblica opinione italiana sono passate quelle immagini, ci sono state un giorno, si è passati poi al tema del giorno dopo, come se fosse l'immagine di un film di guerra. E io penso che non sia così, perché se si lascia passare il fatto che l'uso delle armi chimiche nei confronti dei civili è una normalità di queste situazioni, io penso che si entra dentro una barbarie senza fine. Quindi non ho dubbi sul fatto che la comunità internazionale non debba avere incertezze sulla condanna, sulla richiesta alle Nazioni Unite di tutto il percorso che è necessario. E qui entra il nostro ragionamento. Noi abbiamo una Costituzione e abbiamo ovviamente delle scelte e delle regole, e per noi la legalità di un intervento vuol dire la base giuridica che le Nazioni Unite danno. E quindi è evidente che questo è stato l'approccio che abbiamo posto. Però l'abbiamo posto a partire dal sapere che la condanna e la reazione è necessaria. Non è che l'abbiamo posto per dire perché Assad è un amico. E qui lo dico molto chiaramente. Se dovesse accadere, noi non parteciperemo. Non parteciperemo, l'ho detto, l'abbiamo detto, non parteciperemo. Ma è evidente che in termini di posizione politica e di supporto politico, se l'alternativa è tra Hollande e Obama da una parte e Assad dall'altra, io lo dico chiaramente, io non ho nessun dubbio di sapere dove l'Italia sta. È un'altra cosa rispetto ovviamente alla questione del fatto che noi l'abbiamo detto ai nostri alleati in questi giorni, è necessario che sia fatto tutto il percorso, che si passi alle Nazioni Unite e che ci sia la legalità che le Nazioni Unite pongono. Altrimenti un paese come l'Italia non potrà fare nulla, perché noi rimaniamo fermi a quel percorso. Ma il tema mi chiama alla memoria un'altra considerazione, che è la considerazione rispetto al tema che forse sapete essere il tema che io più di tutti ho a cuore. Se io potessi essere sicuro che il governo che ho l'onore di presiedere e il Partito Democratico insieme a me riusciamo l'anno prossimo, attraverso il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, a far girare la vicenda europea e a fare un passo decisivo verso gli Stati Uniti d'Europa, io penso che questo sarebbe forse la cosa più importante che noi potremmo fare.
la cosa più importante per il nostro futuro. E anche in questa vicenda le divisioni europee sono purtroppo lì, sul campo, e sono ben complesse da gestire. Fatica che a me sinceramente preoccupa, perché quando l'Europa è divisa poi non è in grado di agire, e se non agisce l'Europa le situazioni si risolvono in modo, secondo me, non all'altezza rispetto a come invece potrebbero risolversi. Mi rendo conto che è tutto complesso, è tutto complicato, però noi italiani abbiamo l'idea che soltanto attraverso l'Europa si riesca effettivamente a dare al mondo una diversa concezione di diritti, di pace, e questa è la nostra battaglia, questa la faremo, e io voglio che la facciamo con tutto l'impegno. E questa è una sfida, come diceva lei, che l'aspetta nel semestre europeo in cui l'Italia governerà. Le faccio quattro nomi: Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Claudio Abbado e poi un grande figlio di questa terra, Renzo Piano. Sono i nomi dei quattro nuovi senatori a vita fatti oggi dal presidente Napolitano, i primi dopo quella, diciamo, la nomina di Monti, quando fu incaricato, diciamo, di guidare il governo in un'altra fase di emergenza. Quattro nomi della cultura italiana che hanno dato prestigio e lustro all'Italia in tutto il mondo, quattro nomi nello spirito di Einaudi con cui nacquero i senatori a vita. È una bella notizia, no? Io penso che noi italiani, e qui non faccio distinzioni, non finiremo mai di ringraziare Giorgio Napolitano per quello che ha fatto per l'Italia. E io voglio cogliere questa occasione per tributargli, non soltanto per la scelta di oggi, ma un ringraziamento veramente caldo, importante. L'Italia in questi anni ha attraversato momenti terribili. L'Italia poteva andare alla deriva. L'Italia non è alla deriva ed è qui che sta cercando di resistere e uscire da questa difficoltà, perché abbiamo un presidente come Giorgio Napolitano. E la scelta dei quattro nomi che ha fatto oggi, beh, insomma, è una scelta straordinaria, apre il cuore, ci fa sentire un paese orgoglioso, ci fa sentire un paese orgoglioso delle scelte che ha fatto. Genova credo che sia particolarmente orgogliosa per i motivi che voi sapete, ma è un paese orgoglioso del fatto che abbiamo un presidente che ha dato un messaggio fortissimo. E di tutti i nomi che vi cito, forse vi cito quello che vi suonerà più lontano, più normale, perché pochi la conoscono: Elena Cattaneo, una donna giovane, scienziata in uno dei campi più importanti della ricerca. Insomma, non siamo un paese che guarda indietro, siamo un paese che guarda avanti. Io ne ho avuto l'ennesima conferma oggi pomeriggio, quando sono riuscito a passare tre quarti d'ora all'Istituto Italiano di Tecnologia, qui a Genova, un luogo straordinario. Genova che è politiche industriali, politiche della ricerca e politiche dell'innovazione. Il Capo dello Stato ci ha dato, credo, un segnale importantissimo, fondamentale. Aggiungo un'altra cosa, perché ho letto dichiarazioni, battute di formiche che non possono nemmeno permettersi di parlare rispetto al gigante che è Giorgio Napolitano, nelle critiche che gli hanno fatto in queste ore. Un paese che guarda avanti, ha detto il presidente Letta, che io ringrazio per la disponibilità con cui ha risposto alle mie domande, è un paese che guarda fuori all'Europa, e quindi invito sul palco, insieme al segretario del Partito Democratico Guglielmo Epifani, anche i segretari del Partito Socialista Francese e del Partito Socialista Spagnolo. Dove sono? Da qualche parte.
erano stati allertati, si sono persi. Eccoli qua. Grazie Presidente.